Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Alex, qui di nuovo Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Allora, mi sono fatto un po' di missioni opzionali, tipo qualcosa di sminamento. Ho trovato un paio di dispositivi, il sensore IR, il dispositivo antifurto, un po' come sempre per quanto riguarda queste missioni secondarie, niente di nuovo. Forse ho fatto anche qualcosa per quanto riguarda i blindati, ho raccattato un paio di blindati. Per il resto direi a questo punto di andare con la missione principale. Per quanto riguarda le missioni esterne, stanno uscendo un quantitativo di risorse per i nemici imbarazzante, infatti non riesco a starci dietro, poi ci dobbiamo organizzare con le basi FOB. Come vedete, sto cercando di distruggere qualcosa, ma sono veramente tantissime, perché vorrei fare comunque almeno anche una missione di queste, che come vedete ci danno un bel po' di crediti, visto che siamo in bolletta e devo sviluppare un bel po' di armi. Solo che queste ci mettono una vita. Va bene, allora andiamo in missioni principali. Eravamo arrivati a qui, il White Mamba, cassetta briefing l'avevamo già sentita un paio di volte, era quella dei bambini. Elimini miliziari al villaggio di Masai che hanno saccheggiato gli accampamenti nelle vicinanze. Si dice che siano tutti bambini. Recupera il loro comandante, il White Mamba, e il gruppo si scioglierà. Perfetto, allora andiamo con questa missione. E non lo so se portarmi Quiet o il cane. Perché Quiet, per quanto... Come vedete, abbiamo aumentato. Devo aumentare ancora un po' il feeling per potergli sbloccare il fucile da cecchino silenziato. Quindi, dai, proviamola a portare. Aspetta, però, un attimo. Che fucile gli abbiamo messo adesso? Questo qui. Vabbè, ci può stare, ci può stare. Noi siamo attrezzati in questo modo. Ok. Poi vorrei sviluppare. Mi aveva sbloccato un cecchino da panico, che faceva tantissimo danno, solo che è un cecchino di quelli non... che non stordiscono, ma proprio ammazzano. E cos'altro? Avevo visto un mitra che aveva un silenziatore con una resistenza maggiore, perché lì c'è resistenza bassa, media e alta, e lo volevo sviluppare in modo tale da poi utilizzare il silenziatore per le altre armi che abbiamo. Comunque, vediamo pian piano. Ci vogliono soldi in realtà. Un'altra cosa che ho visto è per quanto riguarda le FOB per crearne altre. Vabbè, vediamo un po'. Vi dicevo, per quanto riguarda le FOB ci servono dei punti MB, come avete visto, la prima ce l'aveva data gratis. Sono andato a vedere perché volevo acquistare altre acque territoriali. E mi chiedeva minimo 1000 MB, noi adesso ne abbiamo 60. Le MB si acquistano online pagando soldi reali, cosa che io non farò. E molto probabilmente si guadagneranno online o in altro modo, perché io quelle poche che ho, quelle 60, le ho guadagnate credo come ricompensa giornaliera, però visto che ce ne vogliono minimo 1000, ci sarà un modo per guadagnarle senza spendere moneta reale. Facciamo una cosa, mandiamo subito la nostra Quiet. In realtà forse dobbiamo noi dobbiamo andare direttamente qui. Facciamo una cosa, perlustra direttamente lì, Quiet. Faccio un giro. Faccio un giro, mi evito questo primo accampamento, onestamente, perché vorrei non infognarmi troppo. Ma che è un carro? Ah no, ok. Semplicemente una barriera di cemento. Surrounding villages have been victims of their raids and brutality ever since. But if you extract their commander, those kids will have no choice but to stand down. Quindi to wrap up the whole situation. They're still kids. You can't kill any one of them, including the commander. If things get rough, neutralize them by knocking them out or by tranquilizing them. Ok, questo si può fare. Non mi dà neanche le caratteristiche, perché giustamente non possiamo usarli come combattenti. Li proviamo a neutralizzare. Noi siamo in zona, dobbiamo andare dall'altro lato, però già che ci siamo,
Facciamo una cosa, quelli sono abbastanza distanti, quindi penso di poterli interrogare comunque. Perché nel caso li stordiamo, non è che... Controllo sempre perché guai a toccare che perlustra, ma a volte non è che sia proprio... Scusi, eh. Aspetta, colpirli con il punto. Cazzo ne sapevo. Ah, proprio con cattiveria. Fulton extraction puts a huge strain on the body. Too much for a child. To extract kids, you'll have to carry them to the chopper. Ah, sto cazzo allora. Porteo i mitraglioni. Cazzo, però il Fulton adesso ne abbiamo quasi 50, non so se avete visto. You have arrived at your destination. Sì, l'avevamo migliorato un pochino. Merda. Vabbè, sti cazzi. Possiamo stor... Cioè, in realtà, stordirli, come detto, possiamo... In bocca. Perché ha il caschetto. Non è vero. Dai. Ok, per un pelo. Vabbè, io ti posso dire anche sti cazzi. Perché comunque noi dobbiamo andare a prendere il capo, tra virgolette, di questi bambini. Però ci ha detto anche che è un bambino lui stesso. Quindi come cazzo facciamo? Li dobbiamo individuare con... Comunque con il binocolo, presumo. Cosa non facile perché ce li abbiamo tutti un po' distanti. E sicuramente, vabbè, il capo sarà... Da tutt'altra parte. Cazzo. Guarda sti bimbi de merda. No, sono cattivissimi. Cattivissimi e bastardissimi in realtà perché... Merda. Non so se vi ricordate nella missione dove dovevamo salvarli, che mi hanno fatto bestemmiare come se non ci fosse... Riesco a individuare qualche... Bimbo maledetto. Wyatt, fermati. No, perché è rincoglionita Wyatt, perché lei non c'è il silenziatore. Infatti adesso ha messo in allerta tutti, cazzo. Wyatt, non avevamo neanche messo l'opzione coprimi, quindi neanche a dire che ha tentato di salvarci. No, quello sta dietro la montagna. Ando sta sto generale? C'abbiamo qualche informazione. Movimento previsto del nemico. That's where the commander, White Mamba, is supposed to live. That's where the commander, White Mamba, is questo supposed to live. l'avevamo capito. Magari se ci dà qualche movimento bersaglio. Aspetti, eh. Quindi dove... Scusa, non è che... No, però ci avrebbe detto qualcosa se l'abbiamo stordito. Noi ci siamo nella zona del movimento bersaglio, ma evidentemente, come vedete, il Fulton non posso... A meno che non... Ho sentito un voglio tornare a casa, però. Questa casetta è visitabile, non lo so. Dai, facciamo che sti rompicoglioni qua ce li togliamo. Sta qua dentro comunque perché ho sentito un... Help. Scusa, che cazzo stiamo... A meno che non sia un altro... Non è un altro, non lo so. Facciamo
Facciamo una cosa, vado un attimo fin qua. Scusi, ma lei chi è? Analysis complete. Non lo so, però bravo combattente. E c'è anche un diamante, tra l'altro. Un momento. Qua ci voleva il cane, però, perché il cane comunque vede anche gli ostaggi, quindi. Ok, subject is in. Sinceramente non ho più pallida idea di dove potrei trovare. Meno che non sta lì nella barca. Momento. Il fatto è che anche se li addormento, il problema rimane. Devo fare prima lui che c'ha il caschetto. Aspetta. Ah, l'abbiamo preso alla spalla. Non lo so, facciamo così. Ok. Quello c'ha il caschetto, no? No, forse no. Allora, panico. Ehi. Sta continuando a selezionarci i nemici. Vabbè, vado a dare un'occhiata anche qui. E poi andiamo nell'altro lato dell'accampamento. Dovrebbe aver individuato un paio di cose qui. Uno qui sopra. Occhio. Ah, ok. Pedina ange yandi, yine yabo ke bangaka, nyoke yampembe. Kimo mosa ke somo mononde. Ya azini bibuti pusakan geve. Extraction arrived at mother base. Vabbè, famo così. Cazzo è? A bimbo de merda, vieni qua. Ma posso? Aia. Secondo me no. No. Ok, dobbiamo fare a mano. Alzati. Occhio. Mo so cazzi. Aia. Ma che ci prende a bottigliate sto bimbo de merda? Vieni qua. Facci tua. Dove sta? Fermi. Panico. Cazzo è andato. Questo bimbo di merda. Oh. Mannaggia la. Dove cazzo vai? Mortacci tua. Beh, cazzo. E qua. Il problema sono gli altri adesso, mi sa.
Però ci ha dato del filo da torcere. Abbiamo incaprettato. E gli altri? In teoria dovrebbero arrendersi. Teoria. Ma non credo si arrendano. Che cazzo va qua? Sì, ho capito che questo viene proprio qua con... aspetta. Questi bimbi ci sparano. Damo, se va, damo, se... No, ho sbagliato. Fè. Ci dirà qualcosa di più su questo soggettone? Extraction arrived at mother base. Mission complete and how? They're gonna tell stories about this one, boss. Mica tanto, abbiamo fatto un po' di danni. Ah, però comunque se va bene. Vabbè, l'allerta era inevitabile. Poi ha sparato anche Quiet. Va bene, vediamo. Cosa ci dà il White Mamba? Canzoncina di Quiet. Ok. Addirittura. Vediamo un po' se ci dice qualcosa. I caricamenti sono un po' lunghetti, anche l'entrata nell'iDroid, lo skippare tra le varie schermate. Anyone here can use a knife or a gun.
What you're gonna learn is how to use your head. Let's move. When you get that under your belt, then you're free to leave. Pure Snake col sigaro elettronico, attenzione. Ok. Boss, dica. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Perfetto. Va bene ragazzi, a questo punto direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio di Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Vado a fare una doccia perché ci riprendiamo un po' fisicamente e psichicamente. Linea teorica, ogni tanto dobbiamo farlo, tornare alla Mother Base e riprenderci così, come vedete, ristorazione fisica e mentale. Dai, ci vediamo al prossimo episodio, allora, salve, salve. Mi raccomando, seguitemi anche sulla pagina Facebook, sul secondo canale, se potete condividete questi video. Dai, saluto a tutti da Guelta Leale.